Si chiama Matthew Selby, è di Ayrton Underline. Ci troviamo in Inghilterra, nella parte più alta di Manchester, e quest'uomo sarebbe stato condannato a circa 10 anni di reclusione in carcere. 10 anni che è la somma di 5 anni di detenzione più altri 5 di licenza di tipo esteso. In pratica, costui avrebbe soffocato la sorella di nome Amanda Selby, che non c'è più. L'uomo, il ragazzo in questione, pensate che sarebbe affetto da autismo nel parcheggio di una roulotte in cui entrambi vivevano proprio in Galles, in Inghilterra, quindi nel Regno Unito. La ragazzina aveva solo 15 anni di età, non è riuscita a sopravvivere. L'attacco del ventenne è stato piuttosto bieco, 5 più altri 5, 10 anni in totale. La vicenda si è risolta in tale modo qua. Ovviamente questo ci fa capire che a volte la psiche umana, come già dico in tanti dei miei video, arriva a livelli indicibili che non possono essere raggiunti. L'uomo è stato arrestato e si sarebbe dichiarato come colpevole dell'omicidio, chiedendo però un attenuante per colpa dei problemi di salute di cui purtroppo soffre. Pentimento sì, pentimento no, non si sa. Intanto però lui dice: io sto poco bene, dei problemi di salute piuttosto gravi. Ok, ci sarà l'attenuante? Non si sa. Ai prossimi, Riccardo, sentenza dal narratore italiano di YouTube, tale tutto. Grazie a tutti, al prossimo video.